Stasera prepareremo le braciole di maiale al vino bianco. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono: qualche rametto di rosmarino, due spicchi di aglio, un po' di salvia, dell'olio extravergine di oliva, del pepe nero, del sale e le bistecche di maiale. Adesso andiamo a preparare le nostre bistecche. Prendiamo anche un dito di vino bianco che useremo quasi a fine cottura. Iniziamo col prendere l'olio extravergine d'oliva e metterne un filo sulla padella. Saliamo le nostre braciole da tutti e due i lati. Una salatina e aggiungiamo un po' di pepe nero. Okay. Se il pepe nero lo ritenete troppo forte, potete anche mettere del pepe bianco. Ok, adagiamo nella padella, aggiungiamoci due spicchi di aglio, così, qualche foglia di rosmarino, mettiamo qualche fogliolina di salvia ed andiamo così a portare tutto a cottura. Mettiamo la nostra padella sul fuoco, il fuoco deve essere abbastanza vivace e aspettiamo che le nostre braciole si dorino da entrambi i lati. A quel punto aggiungeremo il vino bianco. Giriamo adesso le nostre braccioline, vedete che cominciano a colorirsi. Facciamole cuocere bene, dorare bene e poi aggiungeremo infine il vino bianco che faremo evaporare. Queste braciole di maiale sono buone accompagnate con una bella insalata verde o con una patatina fritta. Io stasera le farò con una bella insalata verde, magari ci aggiungerò anche un pomodorino. Ecco, vedete, adesso che le nostre braciole si sono belle colorite, aggiungiamo il nostro dito di vino bianco e aspettiamo un attimino che evapori. Diamo una girata alle nostre fettine. Ops. Ok, aspettiamo un attimino che il vino si ritiri. Al momento che il nostro vino sarà ritirato, le nostre braccioline saranno pronte, accompagnate da una bella insalatina verde con un pomodorino, e la cena è pronta. Ed ecco finite le nostre braciole, sono buonissime, saporite, gustose e soprattutto hanno una spesa molto 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 minima. Buon appetito!